Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova video review. Oggi voglio parlarvi dell'ennesimo altoparlante Bluetooth prodotto dalla Tautronics. Dico ennesimo perché ormai l'altoparlantino Bluetooth insieme alle power bank sono diventati l'accessorio ormai immancabile, cioè praticamente che possediamo tutti. Sono quelli più distribuiti, ci sono di tutti i tipi, delle forme, prezzi e altro. Oggi parlerò di questo piccolino e vedremo insieme come si comporta. Allora, procediamo all'apertura, vediamo cosa c'è all'interno. Allora, confezione semplicissima, qui abbiamo un piccolo cartoncino di benvenuto, all'interno il nostro altoparlante vero e proprio, lo mettiamo qui. Ulteriore cosa all'interno della confezione, abbiamo un cavo da 3,5 mm, con spinottola 3,5 mm, e il nostro classico cavo USB, micro USB, che ci consentirà di ricaricare il piccolo altoparlante. Allora, all'interno della scatola c'era soltanto questa, andiamo a vedere un po' nello specifico questo altoparlante. Allora, nella parte superiore abbiamo la griglia che nasconde il vero e proprio altoparlante, nella parte laterale abbiamo il logo dell'azienda, nella parte posteriore abbiamo un tasto on-off, l'ingresso per la micro USB per ricaricare il dispositivo, e l'ingresso del cavo dello spinotto 3,5 mm che ci consentirà di poterlo collegare a dispositivi che non sono provvisti di Bluetooth, e qua abbiamo una piccola levetta circolare che ci consentirà, sono dei comandi veri e propri che ci consentiranno di andare avanti o tornare indietro col brano precedente, quello che stiamo ascoltando, o di alzare o abbassare il volume. Di altro c'è soltanto nella parte sottostante, abbiamo dei gommini che ci consentiranno di poggiarli delicatamente su qualsiasi superficie. Dopo aver visto questo altoparlante nello specifico, andiamo a fare una piccola prova sul campo. Allora, siamo tornati qui nella nostra review per provare, come dicevamo prima, sul campo questo piccolo altoparlante Bluetooth per vedere le sue caratteristiche sonore. Come dico sempre, lo ripeterò sempre, quando faccio video review su altoparlanti Bluetooth è impossibile farvi capire al 100% la bontà del prodotto attraverso una video review. Ovvero il vostro orecchio può essere molto condizionato dal fattore registrazione video, quindi non saprete mai effettivamente se un suono è buono oppure no. Dovrete considerare quello che vi suggeriscono tutti quelli che fanno le review quando parlano appunto di altoparlanti. Allora, andiamo a accendere il dispositivo. Questo sì, dovrebbe essere come gli altri che non sono provvisti di pulsante per fare il pairing, dovrebbe essere in automatico. E infatti, con questo rumorino credo che lui ci stia dicendo che sta cercando qualche dispositivo con cui associarsi. Allora, lo associamo sempre al mio iPhone. Andiamo su Bluetooth. Ecco qui, l'ha trovato. Tautronics. Effettuiamo il pairing. Dovrebbe esserci un rumorino che ci dirà che è avvenuta correttamente la connessione. Perfetto, ora possiamo andare avanti. Allora, aumentiamo il volume al massimo. Perfetto, questo rumorino ci avverte che il volume è al massimo. E andiamo a provare subito un brano. Io purtroppo metterò sempre lo stesso brano, sarò ripetitivo, però al momento è l'unico che YouTube non mi censura. Quindi andiamo su questo direttamente e andiamo sul play. People of Tomorrowland, at the end of July 2012, something remarkable took place. Vado un po' avanti. Ecco, possiamo stoppare la nostra musica.
Allora, che dirvi? Rispetto a tutti gli altri che ho provato e che vi ho fatto vedere nelle video recensioni, una cosa che ho notato è che c'è poca presenza di bassi, non sono corposi come tutti gli altri che vi ho presentato, però dobbiamo considerare pure bene che le dimensioni del dispositivo sono veramente piccole e ridotte, e per il suono che produce devo dire che è abbastanza soddisfacente. Presenza di alti buoni, secondo me, se avete sentito un po', cioè la parte quella cantata era veramente chiara, e vi posso garantire che era veramente limpida e chiara, però ripeto, i bassi non sono molto presenti come negli altri dispositivi di cui ho presentato prima. Cosa importante che non vi ho detto prima, mi sono dimenticato, scusatemi, c'è pure la presenza di un forellino che ci avverte, che ci avvisa che c'è il microfono. Questo dispositivo è provvisto anche di microfono, ciò significa che potremmo effettuare anche delle chiamate in viva voce, facendo partecipare altre persone che sono all'interno della stanza. O portarlo anche, che vi posso dire, lo mettete sul cruscotto oppure in un piccolo cassettino della macchina, potrete avere comodamente con voi anche un piccolo dispositivo viva voce che vi consentirà di effettuare le chiamate a mano libera. Allora, il prezzo. Allora, il prezzo di questo prodotto è, come vi ricordo, distribuito dalla Tautronics. Lo trovate su Amazon, è scontato, perché da $39,99 al momento è scontato con un 25% e bene, $29,99. Si inserisce in una fascia di prezzo di altoparlanti di un po' più superiore a livello sia come dimensioni che come qualità di suono. Questa è un'alternativa che vi potrei consigliare se cercate un prodotto piccolo, dalla buona qualità costruttiva e soprattutto marcato da un'azienda che comunque conosciamo un po' tutti per la sua qualità e altro. Quindi che dirvi, se vi ringrazio innanzitutto che tantissimo di aver visto il video, se vi è piaciuto mettete un mi piace, perché mi piace mi danno tantissimo supporto, se vi sono piaciuti gli altri miei video vi potete iscrivere al canale, perché farò altre tantissime review, sempre per quanto riguarda il mondo high-tech. Vi invito anche a vedere il nostro nuovo sito www.mareschinochannel.it, dove raccolgo tanti articoli su news di high-tech e non solo, anche sconti Amazon e anche tutte le review che ho fatto sino adesso. Vi ripeto allora, grazie e alla prossima.